Ho una vita da dottor Jekyll come marketing manager e poi sono un pericoloso podcaster di notte, il podcast Storia d'Italia, podcast con un'ambizione smisurata di narrare eh, tutta la storia italiana. Io qui ho una ziggurat di libri di... <ride> che, che, che sto leggendo in continuazione. Una cosa bellissima che mi è successa è che eh, si è creata una community che mi sostiene. Diciamo che di gran lunga oggi il metodo che funziona meglio è quello del, del crowd, crowdfunding. Per mia grande sorpresa, perché all'inizio era più la pubblicità del crowdfunding, oggi sono più a un 75-25, cioè 75% crowdfunding, 25% pubblicità. Studiare la storia in un certo senso è molto rassicurante e, eh, e, e allo stesso tempo fa spavento. Allora, sindrome di impostore. Eh, C'è in tutto il mondo, ma è particolarmente acuta a mio avviso in Italia perché siamo un paese eh, fissato con i titoli Giulio Gaudiano. sono come eh, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, nel senso che eh, ho una vita da Dr. Jekyll come marketing manager e poi sono un pericoloso podcaster di notte, eh, quindi produco da ormai sto per andare per il quarto anno eh, i podcast Storia d'Italia eh, che è un podcast con un'ambizione smisurata di narrare eh, tutta la storia italiana e e, insomma, questo è stato, è, è stato il mio trampolino per, 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 diciamo, per diventare un divulgatore storico. Spero sempre più a tutto tondo. Tu Vivi a Bruxelles è fantastico. Stavo guardando il tuo sfondo. Allora c'è la porta aperta col cartello che non si legge, ma con scritto. Sicuramente sto registrando non disturbare, vero? <ride> <Una cosa ride> Qualcosa del genere. Esatto. Fantastico, No, mi ritrovo tantissimo nel, nell'ambiente che ti circonda, perché quando hai bambini in casa e quando integri no, in maniera organica la vita professionale, con eh, le tue passioni con i progetti personali e tutto il resto molte volte le persone si immaginano dall'altra parte dello chissà stermo... che studio ci sarà sì, no, chissà che questi ah no perché loro hanno chissà quali mezzi per realizzare le cose in realtà poi la bellezza del digitale è che Diventa uno strumento potente nelle mani degli individui per realizzare aspirazioni grandissime. E un'aspirazione grandissima è quella che ti ha portato a realizzare il podcast Storie d'Italia. Io mi ricordo: la prima volta che ho visto cicciare fuori questo podcast, eh, grande ascoltatore dei podcast storici di Alessandro Barbero, vedo fuori Storie d'Italia. Dico, fammi ascoltare. Noi non ci conoscevamo ancora. E, e quando l'ho ascoltato, l'ho iniziato ad ascoltare, ho pensato: in Italia le persone. Che a volte sono un po' rosicone, diciamo, c'è cioè questa cosa, diranno: Ah, ma questo podcast ha un'ambizione troppo grande, Massimo, addirittura la storia d'Italia, no? Eh, perché è come se la, 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 la formazione, diciamo, la, la comunicazione, la divulgazione storica andasse fatta in ambito accademico, mentre tu eh, non hai mai nascosto di non essere un professore di storia, ma un grande eh. appassionato. È, e è visto... la prima cosa che dico nel podcast. Questa passione ha pagato, cioè le persone hanno cominciato ad ascoltarsi e appassionarsi e sono, a me è una cosa che mi dà grandissimo coraggio vedere come tu, da appassionato, hai scelto di fare questa cosa e c'è stato un riscontro da parte del pubblico. Sì, c'è veramente una fame di divulgazione storica uh, in Italia, si vede anche da appunto da... Grandissimo successo di cui tu hai parlato, quello di Alessandro Barbero, che è un podcaster eh, a sua insaputa, insomma. Um, e, e questo mi, mi dava l'idea proprio di quanta uh, fame di storia ci fosse in Italia, ma non solo questo, perché noi siamo partiti abbastanza insieme. E anche il discorso che io ascoltavo tantissimi podcast in lingua inglese e lì è assolutamente normale avere centinaia di podcast di appassionati su uh, specifici ambiti che eh, vanno a fare una ricerca storica poi molto approfondita e la divulgazione è metà ricerca storica e metà comunicazione. Quindi non è scontato, per esempio, che un accademico, un professore, sappia fare anche divulgazione. Il caso di Barbero è un caso... Uh, eh, Classico di un grande storico che è uno straordinario divulgatore, ma le, le due cose non sono, non sono automatiche. Insomma, e poi c'è una differenza sostanziale. Eh, da poco sono stato all'evento di premiazione dei podcast italiani e, mh, e molti tra i partecipanti. Eh, dicevano, ma ah, io l'unico podcast che ascolto sono... è il podcast di Alessandro Barbero. Attenzione, come tu hai detto, lui è un podcaster inconsapevole, non è un podcaster. Però porra... cioè, è fantastico, eh. non c'è niente di a non essere podcaster. Però, di fatto lui fa il suo lavoro: che è il professore di storia, il ricercatore, l'accademico, no? E poi è, è bravissimo a comunicare per carità. Quindi sono i suoi video. Poi c'è il nostro amico Fabrizio Mele, che è il direttore esatto. del suo podcast. Ma la differenza è sostanziale perché qui abbiamo da una parte un, il podcast come metodo di distribuzione del contenuto, cioè per me Barbero o la radio o non lo so, qualsiasi altra media che non ha pensato in maniera primaria so, all'esportazione dell'audio dei video di Marco Montevagno messi su podcast, sono tutti dello stesso settore, cioè non è podcasting intenzionale, un podcast pensato. Da un individuo con passione per mettersi in contatto attraverso il potere della voce. Con una comunità di persone altrettanto nerd e appassionate quanto lui. Quindi, eh, secondo me, dà grandissimo coraggio quello che tu hai sviluppato, eh, e ti chiedo quali sono state le, le difficoltà e le cose belle che hai scoperto dall'attività di podcaster in questo percorso che ti ha portato alla pubblicazione dei primi episodi di d'Italia a essere uno dei podcast più conosciuti, addirittura ad eh, intervenire come esperto di podcasting su libri, in conferenze, Qual è, quali sono state le cose che hai lungo il percorso? Beh, praticamente tutto quello che so, perché eh, all'inizio ho iniziato come un totale neofita e questo anche credo sia un, un buon messaggio per chi vuole iniziare, non, non occorre eh, nascere con la scienza per apprenderla. Certo, aiuta, eh, oggi mi ritengo un po' un kamikaze se guardo intorno, guardo indietro quattro anni fa quando ho iniziato. Um, quindi ho appreso tutto facendo, penso la cosa più uh, importante è stata apprendere come parlare e come editare un podcast ovviamente queste sono cose che eh, non essendo io un tecnico del settore ho dovuto apprendere ehm, strada facendo e migliorandomi continuamente ma credo che sia anche normale, penso che eh, chiunque vada ad ascoltare un podcaster indipendente deve andarci con la tolleranza di sapere che anche lui eh, sta partendo per un percorso che eh, lo farà assieme con il podcaster, lo vedrà crescere assieme. Il Una focus delle... che hai dato sul percorso è fondamentale. Tu hai fatto dei corsi, ti, eh, hai studiato o, diciamo, semplicemente hai fatto, rifatto, rifatto, ripetuto e hai imparato dal, dai tuoi errori? No, non ho studiato. Per, però lo consiglio eh, quindi non, <ride> non, non, <ride> non lo rifate a casa non lo rifarei <ride> però, però eh, diciamo prima di pubblicare la prima puntata ovviamente l'ho rifatta più volte, questo lo consiglierei assolutamente cioè se non siete pratici rifatelo tante volte perché la prima puntata è importante e vieto da visita um, però il eh, però ho imparato strada facendo senza un, un corso specifico eh, e la cosa la cosa bella è impegnarci, per cercare di migliorare ad ogni puntata. Poi tu mi hai detto una cosa bella, no? Per esempio, una cosa bellissima che mi è successa è che eh, si è creata una community che mi sostiene. Quindi, eh, per esempio, una persona, un musicista, si è offerto di eh, scrivere delle musiche per il podcast. Mi ha prima donato delle musiche che aveva già realizzato, e poi ha proprio iniziato a scriverle su mia indicazione. Dicevo, avrei bisogno di una musica sui longobardi. Uh, con queste caratteristiche, io gli cito di solito un paio di film, delle scene di film che uh, sono uh, collegabili con il tema. E, e lui mi crea una musica. Quindi questa è stata una grandissima fortuna. Si è creata una community di persone che um, sostenevano il mio sforzo. Hanno capito che stavo veramente cercando di raggiungere la Luna. Ha detto, ti aiutiamo noi a raggiungerla, in questo senso. Anche un amico. Uh, a disegnato un nuovo logo che è quello che vedete oggi eh, perché il primissimo logo era molto più artigianale e via dicendo, cioè eh, alcuni si sono proposti per fare anche dei, dei, le, eh, delle grafiche eh, da utilizzare per merchandising e per altre cose, quindi eh, diciamo veramente mi sento parte di una community che vuole aiutare la, eh, questo progetto di divulgazione storica. Ed è bellissimo questo, secondo me, dal punto di vista culturale. Tu. Poi anche sei nell'Associazione Italiana Podcasting, quando a volte dico qual è la nostra missione come associazione, cioè diffondere la cultura del podcasting. Alcuni perdono la parte della cultura eh, diffondere il podcasting. No, attenzione, la cultura del podcasting, perché questa realtà, come nel tuo caso, diventa. Creatrice, diventa una fucina di creatività e di opere dell'ingegno. Queste musiche che il musicista sta facendo per te, magari tra cento anni eh, finiranno nella storia e si dirà: Perché la avea grade? La grade per il podcast di Marco Cappelli, Magari a te, spero non sia così, nessuno ti si ricorderà più. No, <ride> Dice, però quella, la, la, quella musica sì, cioè la bellezza dell'arte e della cultura è questo che è come un contagio, no? È come. L'abbiamo visto durante la pandemia. Questo virus dove passa? Come passa? Io me lo so preso. Tu non te lo sei preso perché? Perché la cultura non la può controllare. So va di qua, di là. E, e io credo che il podcasting, e tu ne sei la dimostrazione, favorisce questo. Tu crei eh, dei contenuti da appassionato di storia, questa storia viene ascoltata da altri che imparano cose nuove e a loro volta la raccontano. Oh, lo sai, che ho ascoltato in un podcast e lo racconta, e quindi si finisce a parlare non di quello che ho letto sul giornale scandalistico del, o della cronaca dell'altro ieri. Ma parlare di cose accadute duemila anni fa, dire, ma come è possibile? È fantastico. Quindi, eh, Marco, hai parlato di merchandising. Eh, quali sono per te? Visto che sei anche, diciamo, hai l'occhio, e questo mi piace molto. Della, del tuo modo strategico di agire, eh, hai l'occhio da professionista del marketing e della comunicazione. Hai trovato dei modi per sostenere economicamente il tuo podcast, sì. Allora. Diciamo che di gran lunga, oggi il metodo che funziona meglio uh, per quanto mi riguarda è quello del, del crowdfunding. Quindi io ho quasi 300 sostenitori su varie piattaforme di, di, di sostegno tra, tra Patreon, Type, -E, uh, YouTube, anche uh, e, uh, e anche sostegno diretto, um, questo è il, mm. veramente il, la gran parte del, di quello che sostiene il progetto. Quindi anche questa è una cosa bella di creare una community, in questo senso una comunità che è veramente dietro al progetto. Tra l'altro ho anche un canale Telegram eh, dedicato per i miei sostenitori che, um, che in un certo senso fa proprio quello che dicevi tu prima, cioè eh, continua a parlare di storia eh, nell'after hour perché poi si parlano anche tra di loro, oppure mi portano delle cose nuove che io non, non conoscevo. Eh, qualcuno mi ha citato un articolo di una rivista scientifica appena uscito che non avevo ancora visto, per esempio, no? per dire un esempio. Quindi questo è un, è un metodo che è, è, è sia sostegno, sia creare una community, per molto importante. Poi ovviamente c'è anche la parte di pubblicità eh, sul, sul podcast eh, che... Eh, Spero continui a crescere, insomma, da questo punto di vista. Ci sono eh, dei punti ultimamente sembra che i valori si stanno un po' innalzando. Evidentemente l'interesse per il podcasting sta facendo innalzare il costo medio della retribuzione proveniente dalla pubblicità. Eh, esatto, questo comunque è quello che è successo negli Stati Uniti, quindi si spera che, insomma, tendenzialmente questo continui a svilupparsi. Um, e poi c'è, sì, io eh, ho il merchandising, quindi de del podcast. Sto anche esplorando adesso l'opzione lo, degli NFT. Quindi, con la possibilità di creare NFT uh, su base storica. Quindi, questo è proprio, sono proprio all'inizio di, uh, di questo processo. Sono un neofita anche in questo. Però, la cosa bella è che sono neofita in tutto quindi, alla fine imparo. Insomma, <ride> e quindi questa è, è un'altra un avenue che, che, che sto esplorando. E poi ci sono anche altre collaborazioni. Eh, eh, riesco, ogni tanto co cominciano a chiamarmi anche per fare consulenza storica su eh, opere di ingegno. Quindi, se c'è qualcosa eh, che ha un tema storico, un fumetto o anche altre cose, si può, si può cominciare a lavorare anche su quello. Anche perché io penso sia utile per chi. Eh, eh, crea diciamo, opere d'arte ambientate in periodi storici, avere qualcuno che non è solo esperto di storia, ma anche sa raccontare la storia, così si medesima nel lavoro di chi, uh, uh, di chi realizza un, un prodotto ambientato nella storia, che ovviamente è un prodotto di, di comunicazione, non è, una, uh, non è un libro uh, uh, accademico. Quindi questo, questa è la differenza un po' tra la divulgazione e la ricerca storica, sono cose leggermente diverse. Non so se è un falso storico se effettivamente è accaduto, ma eh, mi dicevano che il figlio di Vespasiano, l'imperatore che diffuse gli orinatoi in tutto l'impero, diceva: Anzi, Vespasiano rispondeva a suo figlio, eh, Pecunia non Olet, pecunia. Eh, non olet. Esatto, il quindi denaro quindi non, non ha odore. Quindi, ecco. Io invece penso quindi la, la, il denaro non ha odore perché si lamentava il figlio dei proventi. Derivanti dagli orinatori, ma eh, in realtà i modelli di business cambiano non solo nella loro efficacia, cioè portano più soldi, meno soldi, ma anche a parità di soldi si incastrano con i progetti editoriali in maniere differenti. Allora, esatto. tu mi, mi hai citato il crowdfunding da una parte e la pubblicità dall'altra. Allora, ponendo che il tuo pubblico quello è, a parità, eh, prima di tutto, nelle, nella quantità. Cioè, quanto pesa? Pesa più il crowdfunding dieci volte di più rispetto alla pubblicità? Guadagni più dalla pubblicità che dal crowdfunding? Mi piacerebbe capire quanto pesa, ma soprattutto perché non dobbiamo dimenticarci che nel crowdfunding siamo noi più la, i nostri ascoltatori, mentre nella pubblicità siamo noi, i nostri ascoltatori e gli advertiser. Quindi è un triangolo um, Renato Zeresco. Questo, questo triangolo che si crea. Ecco, eh, quale forma di monetizzazione e di sostenibilità pesa di più nella quantità e che differenze ci sono nella qualità? Certo, eh, oggi, per mia grande sorpresa, perché all'inizio era più la pubblicità del crowdfunding, oggi sono più a un 75-25, cioè 75% crowdfunding, 25% pubblicità. Questo perché io penso che sia specifico al mio progetto, perché è un progetto culturale, quindi è un progetto che secondo me crea una connessione forte con le persone, perché capiscono che sto facendo un grosso sforzo, io qui ho una ziggurat di libri di Ed, che, che, che sto leggendo in continuazione, quindi capiscono che c'è uno sforzo uh, culturale dietro uh, e vogliono sostenere perché capiscono che è uno sforzo di divulgazione. Quindi credo che eh, sia una cosa un po' particolare del mio progetto e di progetti simili, per carità, che potrebbero arrivare allo stesso tipo di crowdfunding. Cioè, i, i, da quello che vedo io, la ratio di crowdfunding nel mio podcast è molto alta rispetto alla media, mettiamola così. Uh, e dipende, secondo me, dalla natura del podcast. Quindi non c'è, secondo me, una risposta, come hai detto giustamente tu, che eh, fit fit, for, fit all no? cioè che, che va bene per tutti eh, nel mio caso specifico il crowdfunding è molto importante credo che continuerà a crescere come importanza forse come regola derivante da quello che tu stesso dici potremmo dire che se non c'è una regola unitaria eh, senz'altro la possibilità di monetizzare in maniera primaria con il crowdfunding è direttamente proporzionale alla specificità del progetto, cioè alla esatto. capacità del progetto di coinvolgere una nicchia molto specifica e quindi di essere per coloro che sono nerd di quella nicchia, appassionati sono appassionato delle vernici ignifughe, allora trovo quello che mi parla solo di vernici ignifughe, e eh beh, sono disposto a pagarlo perché quell'informazione lì sui media generalisti eh, esatto. non la trovo e quindi potrebbe essere una buona ratio senti ma eh, da storia d'Italia eh, tu non, non ti sei fermato non ti sei contentato di creare un podcast ma hai sviluppato ulteriormente il tuo progetto proprio sul, sulla linea sempre della ricerca e della divulgazione storica raccontami questi altri progetti sì il primo è che eh, lo scorso anno ho pubblicato il mio primo libro con Genial, le... titolo geniale per un pugno di barbari, <ride> eh, ovviamente con un occhiolino al, 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 al western, eh, e, e questo, questo libro, fra l'altro, ha anche una particolarità, perché Storia d'Italia, la particolarità di Storia d'Italia è che va in ordine cronologico. Sempre avanti, con passo glaciale, perché eh, 100 episodi per per circa 300 anni di storia. E questo è forse un po' il punto di forza di, di Storia d'Italia, che va in un livello di dettaglio che nessuna divulgazione su nessun format che io conosca è, è mai arrivata a quel livello di dettaglio, se non un libro accademico scritto da un professore universitario. Ecco. Eh, quindi ehm, il, eh, la cosa interessante del libro è che è un prequel, cioè il libro è il prequel del podcast. Il podcast inizia intorno all'anno 300. Uh, quindi regno di Costantino, uh, 305 per la precisione, e il, uh, uh, invece il, uh, il libro uh, narra i 100 anni precedenti. Quindi si può o partire dal libro e poi continuare con il podcast o leggere il podcast e po cioè, ascoltare il podcast e poi leggere il libro in questo senso. Um, quindi questo è, il, è stato il mio primo progetto. Adesso sono impegnatissimo. Nel, nello scrivere il secondo, che non è un sequel, ma un altro argomento, um, poi di recente sono, diciamo, recente, qualche mese fa sono stato contattato da Storytel, che è una nota uh, società uh, del settore audio, e per loro ho realizzato il loro primo, primissimo podcast storico. Non lo sapevo che fosse il primo, ma è il primo, primo podcast di storia in italiano, insomma, di Storytel. Um, e con un, uh, con un progetto che mi ha veramente appassionato, um, il titolo è Guerre in Civili, perché l'idea è poi di farne più serie, uh, tutte sulle guerre civili nella storia, guerre civili nella storia, e il primo, quando no. avevo un team di persone a cui ho presentato il progetto, no? E io ho detto, guardate, allora questo è il progetto in generale. In civile. Ah, sì, 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 bello, interessante. E poi ho già un'idea per la prima stagione. Mi fanno, ah, sì, sì. E loro probabilmente si immaginavano qualche guerra civile famosa. No? io Ho detto, vorrei parlare della guerra sociale. Ho visto il gelo, in... <ride> cioè cos'è la guerra sociale? E insomma, la, la cosa che mi appassiona a me è di parlare di periodi uh, storici poco conosciuti, ma sul quali gettare un faro. E, e far capire quanto sono molto più importanti di quanto appaiano eh, a prima vista. E quindi questo è stato il progetto più insomma, recentissimo perché è uscito uh, il 21 aprile, di nove puntate sulla storia della Roma repubblicana e soprattutto della guerra sociale quindi, che è, è all'inizio del primo secolo a.C. Ehm... In questo momento noi stiamo vivendo, più diciamo in maniera anche empatica per il posizionamento nello, nel territorio europeo, eh, il tema della guerra, no? eh, Russia, Ucraina. Eh, e molte persone guardando, no? in, cercando informazioni, eh, essendo in qualche modo impattate dalla comunicazione che fanno i, i media di massa di questa realtà della guerra se ne sentono molto scossi ma la storia, non solo la contemporaneità ma la storia è anche piena di guerre allora ti chiedo, visto che hai parlato di guerre incivili attraverso eh, questo progetto con Storytel, secondo te la riflessione sulle guerre nella storia ci può aiutare a vivere la contemporaneità, a leggere la contemporaneità ma soprattutto speriamo anche ad evitare con le scelte politiche, anche quelle quotidiane, di arrivare lì, cioè capendo come si è arrivati alla guerra civile, eh, in quel caso alla guerra sociale, anche con esempi molto lontani nel tempo, possiamo diventare in qualche modo migliori cittadini nell'evitare la guerra nella contemporaneità? No, questo è assolutamente vero. Il in generale. Studiare la storia in un certo senso è molto rassicurante e, eh, e, e allo stesso tempo fa spavento. Nel senso che eh, tendenzialmente è rassicurante perché ci si rende conto che ci sono delle costanti nella storia che sono cicliche. Quindi, quando si. Io, io lo noto questo senso di ansia eh, verso una guerra dopo che per tanti anni non si è vista una guerra così vicino, anche se. Io, io, che, insomma, io e te ci ricordiamo, negli anni 90 erano ancora più vicine le guerre, <ride> quindi, quindi, però capisco per chi non ha vissuto quello eh, e o chi non è eh, a contatto con le, eh, le continue guerre che ci sono in tutto il mondo in continuazione, eh, può sembrare una cosa nuova. Eh, se si va a guardare la storia, assolutamente la cosa strana sono gli 80 anni di relativa pace recenti, quella è l'eccezione. Eh, ci sono due periodi nella storia che mi vengono in mente eh, che sono comparabili e sono il diciamo, primo 800, eh, relativamente pacifico, e la Pax Romana, ma per il resto eh, i cicli sono abbastanza costanti, quindi da questo punto di vista è, 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 è in un certo senso è, è quasi rassicurante, allo stesso tempo è, è frustrante notare come eh, non si impari molto dal, dal passato in generale. Noi siamo una specie con la memoria RAM, quindi tendiamo. E questa volta è anche una cosa positiva. Perché la memoria RAM permette di, uh, di, uh, di re reagire, diciamo di, di reagire più facilmente ag agli shock, di dimenticare quello, quello, quel brutto che ci è accaduto in modo rapido. Uh, noi, fra un paio d'anni, continueremo a ricordare il COVID. Ma la sofferenza dei primi mesi del Covid ce la siamo già dimenticata, la maggior parte di noi e, e, e la, la stragrande maggioranza l'avrà dimenticata nei giro di pochi anni. Questo è quel processo che ci permette di, di affrontare ogni volta la vita senza ricordare quello che ci è successo. Però, però, diciamo, nella storia quando si studia poi tutti, tutte quelle cose che i politici cercano di sostenere questo è assolutamente innovativo questo non è mai successo questo è assolutamente irripetibile poi studiando la storia ti rendi conto che è quasi tutto già ripetuto è quasi tutto già accaduto e quindi in questo in un certo senso è, è quasi rassicurante marco eh, come è stata la collaborazione con una realtà eh, diciamo di carattere industriale, editoriale come Storytel eh, perché molti podcaster che nascono come battitori liberi come free rider eh, perché sono, magari fanno un altro lavoro e poi il podcast per loro è passione poi il podcast cresce e quindi lo fanno dal punto di vista professionale perché lo fanno bene, lo fanno da tanto tempo lo fanno molto seguiti però vogliono comunque una completa indipendenza quando si trovano invece a dover trasformare quel prodotto che per loro è come un figlio in un prodotto editoriale, devono confrontarsi con delle logiche totalmente differenti, anche con la necessità di concertare. All'interno di un prodotto, di un programma di sviluppo aziendale più ampio, di una linea editoriale, dell'interazione di quel prodotto, eh, di quel podcast con altri prodotti sulla stessa piattaforma, eh, si devono confrontare con dinamiche differenti e a volte hanno, escono un pochino fuori dalla loro zona di comfort. Ecco, ci racconti un pochino la storia della collaborazione di sto con Storytel e quindi della creazione di un podcast, non più per te stesso e per la tua community, ma per un editore? In un certo senso, qui dovrei dire no, è stato completamente diverso. In un certo senso, io ho sempre approcciato il podcast come se avessi un editore, cioè eh, con l'idea che eh, c'è eh, Marco Cappelli produttore, Marco Cappelli editore, e Marco Cappelli produttore deve parlare con Marco Cappelli editore e spiegargli cosa vuole fare, per quale motivo e come farlo. Quindi. In un certo senso e io penso. Voi fa fatelo, ve lo consiglio, fatelo questo esercizio. Pensate, ma se io dovessi, anche se è il vostro progetto personale, ma se io dovessi questo presentarlo ad un editore, cosa direbbe? Quindi, da questo punto di vista, io ho sempre strutturato storia d'Italia già di per sé con un progetto editoriale e un'idea di come doveva essere il progetto editoriale. E questa è un po' una deformazione mentis di nuovo, eh, faccio progetti per, di mestiere. Quindi. Uh, quindi è un po' la, la mia deformazione professionale in questo senso. E quindi qua, devo dire che sono stato veramente a mio agio, sono stati bravissimi quelli di Storytel, perché mi hanno dato comunque ampia libertà editoriale. Però ho, ho, ho già parlato di, di un piccolo caso no, in cui ho presentato una cosa eh, particolare, però la cosa importante è spiegare il proprio progetto editoriale, spiegare la base e, e su che cosa si basa la propria decisione di andare in una certa direzione. Uh, quindi da questo punto di vista ho spiegato a Storytel quello che avrei spiegato a me stesso. Uh, quindi non mi sento in questo senso di, uh, di aver cambiato troppo il, il, il mio approccio e devo ringraziare comunque Storytel che mi ha seguito, insomma, da questo punto di vista. Però, uh, però credo che, che sia stato da questo punto di vista un, una cosa naturale per quanto mi riguarda. E mi sono trovato benissimo. Marco Cappelli ha sviluppato... Storia d'Italia, il podcast, eh, per un pugno di barbari il primo libro, oh, guerre in civili, un podcast per un editore eh, di grandi dimensioni e un secondo libro al quale sta lavorando. Molti a volte non fanno eh, le cose, tu non sei un accademico, non hai i titoli, ma sei un semplice appassionato di storia, molti non fanno le cose perché dicono ma... E poi che, che autorevolezza ho? Da, 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 come faccio? Non sono un esperto, no? Eh, come faccio a dimostrare agli altri eh, che ne so abbastanza per fare le cose? E vengono paralizzati da questa che potremmo chiamare sindrome dell'impostore. Eh, è la Cosa sindrome si dell'impostore, sì. Cosa <ride> si è attivata nella tua testa che ti ha reso in qualche modo immune? dalla sindrome dell'impostore e che comunque, anche se non ti ha reso immune, ti ha permesso di fare così tante belle cose che vanno a beneficio di tutti, perché poi le cose che hai fatto non sono solo per la tua soddisfazione, ma sono per il bene della cultura, eh, soprattutto italiana, che ha il modo di conoscere di più da dove viene, eh, cosa sta vivendo e dove sta andando. Cosa è che ti ha permesso di sviluppare tutto questo, nonostante la sindrome dell'impostore che colpisce moltissimi? Sì, questo. Credo che sia... Allora, la sindrome di impostore eh, c'è in tutto il mondo, ma è particolarmente acuta, a mio avviso, in Italia, eh, perché siamo un paese eh, fissato con i titoli. Quindi eh, il titolo è più importante della competenza. E, e vale anche al contrario, perché ci sono persone con titoli, ma senza competenza. E io l'incontro in tutti... Io ho, ho letto libri di storici scritti male e questo per me non è un problema, perché... Uno storico non è uno scrittore. Eh, L'importante è che i fatti siano, ma alcuni anche con molti e grossi errori. Quindi eh, i titoli e la competenza spesso combaciano, ma non sempre, non obbligatoriamente. Quindi, io questo direi come un messaggio generale. La cosa importante è la competenza, non il titolo. E la competenza si acquisisce anche sul campo. Eh, e i, i, diciamo, eh, persone che e poi bisogna vedere che tipo di competenza perché di nuovo per essere un ricercatore di storia c'è un tipo di competenza ed è il tipo di competenza che è eh, per produrre un libro con centinaia di note a piedi pagina riferimenti eh, peer review eccetera e questo è un tipo di competenza una parte di quella competenza secondo me per un podcast di, un podcast di storia ci vuole perché bisogna cercare di lavorare come se uno, diciamo, come, come un ricercatore storico, però c'è un altro pezzo di competenza che è la comunicazione. Perché un conto io racconto come alcuni libri che leggo, che mi sono utilissimi, però che sono molto aridi, cioè eh, in cui si dice, e eh, anno X, e poi quell'anno Y, e quello ha fatto quello, e quell'altro ha fatto quell'altra cosa, e la prova è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. è una lettura. Che a me piace, beh è sempre appassionato perché sono appassionato di storia, ma al 99% delle persone non piace. Quindi l'altro pezzo di competenza è la comunicazione. Quindi io quello che dico è, cioè non, le competenze per in questo caso per la divulgazione sono entrambe. Quindi se uno ha competenze di comunicazione, la, la competenza di apprendere come si fa un, un diciamo ricerca storica. Anche quella si può apprendere no? e non si apprende solo all'università. Quindi, um, questo è il mio messaggio generale: questo è applicato nello specifico alla storia, ma può essere declinato per penso qualunque altro tipo di competenza e si possono apprendere e spesso ci sono le persone che hanno delle competenze che non percepiscono come rilevanti per quel progetto, ma lo sono. Anche la competenza di editing audio è una competenza unica. Cioè, se uno ha competenze di editing audio e ha una passione per un argomento, per fare un podcast parte già avvantaggiato perché ha una competenza su una cosa che è molto utile per realizzare un podcast. L'altra competenza la può apprendere sul campo e parte già avvantaggiato perché magari è una sua passione e non è il titolo. Che fa la competenza quindi, questo problema da questo punto di vista, io non l'ho mai avuto, forse anche perché ascoltavo tantissimi podcast in lingua inglese, ben, ben realizzati, magnifici. Con, posso fare un esempio? History of Byzantium, andatevelo ad ascoltare, è meraviglioso. È a un livello di, di dettaglio e di competenza storica, che è riconosciuto da tutti gli accademici che fanno la fila per partecipare a quel podcast su quell'argomento. Perché sanno che Lost, che non è uno storico, è competente su quell'argomento. Quindi non è indispensabile da questo punto di vista. La competenza è più importante del titolo. Giulio Gaudiano.